e senza intro questa sera perché abbiamo un po' di fretta e dato che abbiamo avuto problemi con Worms, faremo qualcosa di anticonvenzionale. Benvenuti nella prima live di Scazzo Creed, gioco ad Assassin's Creed Odyssey in particolare con Scazzo. C'è voglia di non fare niente, e però in teoria un obiettivo principale c'è. Il titolo della live infatti è Scazzo Creed, due punti, Sdrogo Platino, Sdrogo perché ormai è Sdrogo e fa parte del nostro canale. Platino perché ho voglia di platinarlo, mi mancano tre trofei e si basano su delle missioni, quindi buttiamoci subito nella mischia. Quante ore ho? Ho 107 ore totali su Assassin's Creed Odyssey. Succhia, va bene Matteo, succhia, che tutti... io ne ho di più, guarda quanto è piccolo il mio pene, Io sono sembra un ancora di brufolo. più su. Che Ma che schifo. cazzo? Dende, 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 dende. Speriamo che non mi venga. E va bene. E allora, già che ci siamo, parliamo un po' di Assassin's Creed. Che oggi c'è stata la live di Microsoft, Inside Xbox. Non mi veniva il nome. Stavo dicendo Xbox Inside. Ah, La Inside sono loro Xbox, che è un qua. evento che è stato trasmesso in live da Xbox con i vari capoccia di Microsoft Xbox, praticamente a casa. Spettinati, puzzolenti di merda. E che ci narravano, ci hanno fatto vedere le world premiere di alcuni giochi. C'è stata qualche IP che mi ha incuriosito molto. A te, The Medium, a me non mi Matteo? The molto. Medium mi è interessato molto. Tu che dici? Sì, anche perché è il nostro tipo, la nostra tipologia di gioco Horror. horror. Poi ce n'era un altro di cui non mi viene il nome, però era quello col tizio tutto strano, che sembrava un infamous, quello con la faccia sorridente all'inizio, te lo Ah, ricordi? sì, quello là pure, Quello mi ha incuriosito, sì. sembra ficcante. Sembra. Poi c'era qualche simbolo all'interno di Medium, era di Blair Witch, della saga di The Blair Witch Sì. Project, che sembra interessante. Chissà se è collegato. Ma poi vabbè. Forse non lo sappiamo, ma può essere comunque una leggenda metropolitana, quella delle streghe con quei simboli più che Potrebbe anche darsi. Tuttavia, ok, sto facendo una missione dove devo trovare un tesoro, ragazzi. È molto scazzo. Potrei metterlo nel just chatting, ma la gente è down e ci segnala. Quindi, allora. Ma ovviamente tutti stanno guardando Inside Xbox per una sola cosa, ragazzi. Il gameplay di Assassin's Creed Valhalla, il prossimo capitolo della serie, che mi ha suscitato molto interesse già il primo trailer. Tuttavia, non sono certo che possa diventare uno dei miei capitoli preferiti. Perché l'ambientazione vichinga mi è sempre stata sui coglioni. Non mi guardo No, ma Vikings, non mi per quello, perché rompo. non mi pare lo stiano Spesso per crearmi il capitolo trattando molto. preferito mi devi dare per me una bella ambientazione. Per me, appunto, l'esotico, l'Egitto, la Grecia della guerra del Peloponneso. Figa, è bellissimo. I Caraibi. Queste sono le ambientazioni che mi piacciono. Il nord dei vichinghi, quindi la Scandinavia, non mi ha mai convinto. Non mi ha mai convinto, qualsiasi A prodotto. me, più che altro, quella che mi dà timore non è l'ambientazione tanto quanto come stanno trattando secondo me i gameplay. Ah, è solamente a naso, che lo dico. Ancora non l'abbiamo visto, Cioè, ed è non stato abbiamo anche ancora questo visto nulla. delle cose più deludenti. Non c'è stato un gameplay. Cioè, dicono tutti, anche qua su Odyssey, appena entri nel menu ti dice: guarda, primo sguardo al gameplay, ah, quanto sono gay. Non c'è un gameplay, ragazzi. Non hanno mostrato un gameplay, non è E gameplay. infatti, Ci hanno primo mostrato sguardo al delle gameplay, capitolo. cinematic che però hanno la grafica di gioco. Quindi abbiamo dato un primo sguardo alla grafica del nuovo Assassin's Creed. E che dire, ragazzi, non è che uno se ne può rimanere deluso, non ci vedo motivo. D'altronde può Diciamo, essere ci hanno mostrato la versione è sembrato PS4, perché il gioco tanto sarà anche su una serata di PS4. stronzate, in una serata sola, Che è non la omosessuale. L'ambientazione nordica, un po' sì, un Diciamo che è po' sempre no, mi stata piace l'esotico, all'avanguardia prendere sì. con l'Egitto, nei Caraibi, Saranno ma cazzi suoi, scusami, voi vi cazzi suoi qui. ricordate? Si chiama sarcasmo, Edoardo, porco Giuda, sarcasmo. Dillo meglio, Ammazzo gli porco Giuda, ebrei. ma era ovvio che era sarcasmo, penso che l'abbia capito No, pure. non è Ma vero, c'è Mettolo, salvo, avevi no? Non l'ho capito. sentito. Non l'ho Arriva sentito. Matteo. Ah, ma c'è salvo, sdrogo terrore. Davide si stava criticando da solo, giusto? Siete Cosa? omosessuali, ragazzi. Non l'ho Ma sentito. Edoardo, hai la live Dite accesa? te. Io l'ho acceso.
Io sì, l'ho accesa, forse te lo dovrebbe dare a momento. Allora, Alexa, troia di Twitch. Accendi luce studio. Alexios, accendi luce studio. Oh, se non sbaglio, oh, Alexa aveva una modalità con Alexios. Che potevi attivare un appendice di Alexa su Assassin's Creed Odyssey. Ragazzi, comunque posso dirvi che una cocente delusione questa presentazione. Tra l'altro, ci eravamo detti in live, magari in qualche gioco esclusivo, qualche gioco no, ho scoperto che tutti i giochi presentati non sono esclusiva. Non sono esclusiva, ci saranno anche su PlayStation 5. Però sai che cosa è successo? Che loro avevano questa idea, però il coronavirus si è messo di mezzo. E allora tutti hanno ritirato il gioco. L'idea di questa Inside Xbox. Soltanto che il coronavirus si è messo di mezzo. E allora tutte le case hanno ritirato i trailer, hanno ritirato le cose perché volevano posticipare. Ah, e allora alla fine si sarà impoverita questo. Così. Ma secondo me, sì, Microsoft non fa minchiate del genere. Sta molto attenta a ciò che presenta. E purtroppo, secondo me, è stata vittima degli eventi. Ma secondo me no, invece. Perché annunciare senza data non ci fa niente. Cominci il marketing. A molti non fanno, cioè, puoi dire le esclusive di al massimo tu puoi rinviare l'uscita, ma fin quando fai marketing mediatico non ti cambia niente. No, vabbè, tanto ma sì, ma non è colpa di Microsoft, è colpa della casa di sviluppo che non lo vuole ancora annunciare. Per questo io vi dico che secondo me non è stato rimandato l'annuncio. Cioè, quelli che dovevano essere annunciati oggi sono stati annunciati oggi. Se non è che tipo Resident Evil 8 non è stato annunciato perché c'è il coronavirus, perché potevano annunciarlo perfettamente, poi basavamo tutto sulla campagna pubblicitaria, perché tanto da rimandare per rimandare, lo rimandavi. Sì, però se sei... Può essere, non lo so. Però sì, ne sono rimasto deluso, ma non mi va di attaccare. O lo presenti oggi, o lo presenti tra qualche mese, la data d'uscita devi posticipare lo stesso, quindi non vedo il motivo di non fomentare la gente, perché questo vuol dire che... Vabbè, ma se non hai una data d'uscita è inutile che... dici cosa è inutile che... Quattro spettatori, buonasera a tutti ragazzi. Io non mi sento comunque in... Il preordine lo puoi fare anche se la data d'uscita non è disponibile, quindi non vedo proprio il motivo di aspettare. Ma non ho detto la faccia. Cioè, io stavo dicendo che non mi sento di attaccare Microsoft per questa cosa. Alla fine... No, non sto dicendo che tu la stai attaccando. Però per dire, alla fine non abbiamo pagato per questo evento, come molti fanno per altri eventi. Alla fine è stato qualcosa di interessante, sì, per noi che siamo appassionati di videogiochi, io devo essere oggettivo. Ho visto la PlayStation, però quando hanno fatto quella discussione là di un'ora per spiegare solamente come cazzo era fatta la PlayStation senza mostrare né il joystick, perché poi l'hanno mostrato una settimana di distanza, né la console, io l'ho detto che è stata una conferenza da far cadere i maroni a terra. Sì, ma sai che cosa? Secondo me c'è quel giocatore che è appassionato di tecnica all'interno di una console che gli interessa. Ma l'ho capito, lo so, generale, la maggior parte appunta a questa cosa. Ascolta, non è che la maggior parte, se tu devi fare una conferenza, la devi fare per tutto il pubblico, non solo per una determinata cerchia, perché tu non hai una determinata cerchia di acquisti. Alla fine quella era un annuncio, non ti ha mostrato la console, ma mica era scritto da qualche parte che te la dovesse mostrare. Ti ha detto ogni pelo del culo dell'hardware. E quindi per una persona che era interessata, i giornalisti che si fanno le seghe su Ma scusami, la console e lo joystick fanno parte dell'hardware. Quindi il design ma è solo estetica alla fine. Cioè, ma fa parte dell'hardware. Ho capito, ma secondo me a un giornalista che vuole parlare dell'hardware gli interessa di più la scheda grafica, come gira, da dove è stata presa, qual è la casa di sviluppo della scheda grafica, quanto ci hanno lavorato. Questo sicuramente, però se tu fai una conferenza del genere per diciamo dare, cioè io penso che molte persone non si sarebbero lamentate se avessero mostrato anche solo il controller, solo. Ma non l'avevano già mostrato ai tempi? No, l'hanno mostrato dopo. L'hanno mostrato dopo, settimane. Ormai ho dopo preso condizione del tempo. Dopo due settimane l'hanno mostrato. Allora, buonasera a 5 spettatori. Apprezzabile sia nella versione quella bianca che in quella nera molto meglio perché è molto più minima, ma quella bianca non la disprezzo. Ma perché non la disprezzo? Che cazzo? Ma no, la disprezzo, non è il massimo del design, ma quello nero è molto più impatto, secondo me. Accattivante, potremmo dire. Ah, ma poi ragazzi, decisamente meglio, dai. Poi se magari c'è cazzo. Tipo, se fanno come hanno fatto per la GPS4, che al lancio le lanciano due colori, c'era la bianca e la nera, c'era la jet black. È vero, me lo ricordo che al lancio già c'era. C'era la nera e la bianca, c'erano, mi ricordo. La bianca che non ha cagato nessuno. Marta c'è la bianca.
Nessuno? Ok? Di sano di mente, diciamo allora. Rimane, no, cioè, rimane di ragazzi, nessuno. dissate in live, non ho capito. Comunque, la bianca comunque è un suo perché, secondo me, sai? In un Ma bel salotto insomma, è più elegante, quindi è da salotto, non mi secondo me. se, non, no, secondo me tipo in un sottobianco ci starebbe. Comunque in generale si vede che è Ragazzi, stata qua è solo progettata per il estetica, nero qua. quindi alla fine Si sta vede al che si, gusto personale. secondo me si vede che è stata progettata per essere di colore nero. Ma Perché tu in generale tutte le console io sai che hanno, gradirei tranne una la Wii, PS5 ecco, poi grigia? adesso per Come le... Cioè PS1? per esempio tu la PlayStation 4 quando è accesa hai il laser, la luce bianca. Quindi è luce bianca su sfondo nero, che sta molto meglio che bianco su bianco. Per Vero. questo. Da un po' di impatto visivo, magari si andrebbe a mimetizzare con la console Quella di cosa. Ma colore. se non sbaglio Magari la avevo un bianca fornone c'ha che il LED che rimane fa blu. Perché ne ho visto una in accensione, però era una vibrare. pro, No, no, bianca, quindi. bianca, bianca, io l'ho vista da Marco. Bianco rimane, sono tutti uguali, cambia solamente per l'appunto il colore del comparto Mi sa che tecnico, non è ma questa la non zona del è. tesoro. Comunque. Poi hanno fatto la slim Però che è ha. un'occhiata di design. A questo punto dovevano concentrarsi su questo e fare il LED nero. No, un LED nero no, Ma il dai. LED nero no. Come fai la luce nera? A parte come lo fai? Come la fai la Puoi luce fare nera? no, puoi fare un contrasto, lo fai con un nero che un blu molto scuro che sembra nero. Giusto. Però secondo me poi con la luce si capisce con blu scuro. Vabbè, dai, Sì, ragazzi, infatti. Sei forse blu bravo il scuro no, neanche designer. nero l'avrei preferito. Avrei preferito, sai, un Io non l'azzurro. ho mai visto una luce nera, mai. Sempre tutto ciò che era tipo che cercava di fare una luce di E tipo perché è di colore molto nero, difficile da fare. sembrava per l'appunto una pallina bianca con contorno, cioè Però non è che ci puoi mettere sembrerebbe l'acceleratore di e c'è con particelle tutti i nemici attaccati. dentro una console da 400 euro. Ragazzi, è che il colore, cioè il nero è assenza di. Cioè È il buio assenza di. Lo è di so, ma luce, il quindi nero che non noi puoi. vediamo. Il nero che noi vediamo non è il nero vero, cioè è un È colore. negro? E qua che casca l'aso. Perché sennò non lo vedremmo, molto semplice. È vero che il nero Stronzo. noi lo possiamo vedere perché è in contrasto con qualcosa di luminoso, però diciamo che comunque non potremmo distinguere scritte, cose, eccetera, eccetera. Non devo Capito? distinguere scritte cose. Oh, guarda quanto sono gay. Cioè, è vero che fare una luce nera è più difficile. Sono del pensiero che non la fanno mai luce nera, cioè ci vorrebbe troppo per fare una luce così. Secondo me è troppo, dai. Troppo impegnativo. Persone che ha l'obiettivo di mandarti una console economica sul mercato. Comunque, Cioè, non ti sta mi dando un stavo PC. A dicendo. proposito, quando è che secondo voi passerete La al next PC gen PC. gaming, no, al PC Ah, gaming PC game. serio? Io Quando lo so. volevo assemblarmelo coi soldi del 18esimo, il 18esimo mi è faggiato, quindi quando farò il 18esimo, coi soldi del 18esimo Realtà è spesso mi deludente. Cosa? assemblo uno. Non Master Race, perché Master Race siamo a 2000 euro, però insomma Ah, purtroppo i prezzi sono quelli. uno di fascia medio-alta, diciamo. Sì. Non il massimo, ma Oppure proprio neanche. risparmi, risparmi e poi ti spacchi il culo con un bel PC mostruoso. Il problema è che dopo che ti sei fatto il PC mostruoso, devi pure comprarti il gioco. Vabbè, ma minchia, lo vedi Beh, i Steam giochi com'è? costano niente. Te Giocano compri niente, su costano niente. Steam e nel tempo, vedi com'è bello Steam, che nel tempo ti costruisce una libreria che ti dura per tutto il tempo. Ma i Ma sì, saldi ma su sto Steam, io non ci comprei pure mai su Steam, anche se, sal sal cioè, se insomma i saldi sono sempre relativi. Vai su Instant Gaming, ci prendi veramente meno dei saldi invernali e tutto il resto, i giochi AAA, insomma Sì, ma là ti quelli prendi la key per principali. Steam, no? Sì. A questo punto preferisco spendere su Steam che lo store originale. Perché? Poi così do pure i soldi a loro. Ma che cazzata è? È il loro negozio, e che palle! Ma ci avranno un guadagno, insomma, in generale, se no non E loro ci finirebbero guadagnano qui. dalla vendita che hanno del Dalla videogioco. parte, Hanno una comunque in percentuale generale. alta, però ce l'hanno solo da quello. Sì, ma l'ho capito, ma che cosa vuol dire? Cioè, se tu spendi di più. Poi ci credo che fallisce Steam e vince la Epic Games con loro store da finocchi. Ci credo che vincono loro. Ragazzi, Ma poi. anche i giochi di Epic Games, Abbiamo Fortnite! puoi comprarti con le key su Sì, ho Instant capito, però Games. sul mercato. Attualmente sta sparando sempre di più il mercato la Epic Games con loro store da gay.
Non so perché mi sa da comunque, Gale. questo dipende dai gusti, dai gusti dei giocatori, non dal fatto Dipende dal che gusto dei la gente giocatori, può perché c'è fare sempre tutti con sto cazzo di Fortnite. E allora il da lì PC vengono i Games ricavi. sta. Da lì vengono i ricavi, te lo chiedi anche. È in cross gen. Milioni di giocatori, sembra Minecraft del 2009. Ma certo, Ma neanche, perché è sai. Epic Games, cosa Anche di cazzo più, ha se non anche di può. più, anche di Ma più è la riguardo Epic le. Games faceva dei giochi della Madonna e li farà ancora, ce l'avrà ben in riserva per Xbox Sono Series X. bestemmie. Metti per esempio la Gears of War di loro, è della Epic, Gears of quindi War, Gears of War era di. potrebbero. È di Epic. Sì, E vabbè. sì. E loro immagino abbiano già un qualcosa in cantiere per Xbox Series X, dato che è una loro esclusiva. In prendere Gears Sì, of e poi si War. sono abbassati a fare merda, cioè da Gears No, of stanno War lavorando ad altro, a capace, stanno Forza. prendendo dei soldi là e adesso li sfruttano per qualcosa di ficcante. Non è detto però. Ragazzi, noi che siamo appassionati di videogiochi, ci speriamo sempre in progresso della qualità dei titoli. Non sto trovando il tesoro. Tesoro. C'è qualcosa di strano, non mi sarà mica entrata qualcosa nell'ano. Sì, Che vabbè, ma cazzo. un pilum non può essere così corto quando lo mette nella schiena. Ma com'è Edoardo è ancora qua? Cioè non è un po' tardi per i suoi standard. Cioè sono contento con il suo solitamente dice no, sono stanco, Cristo. mi è esploso il Ora te lo cane. dirò chiaramente, a fare questioni, cioè fammi. Oggi sono noto un po' di astio. No, sono contento, è che è insolito. Sono contento, figurati, Sereno, anzi. ho messo una mitragliatrice automatica. Fossi qui ogni sera, amor mio. Idi. Amor mio, adesso un po' di contento. Comunque Edoardo sta giocando ad Origins. Ma Dan 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 dan. che cazzo Ma c'entra? quello. E Ma va bene, diciamo che. sì. Esatto. È bella quella di Origins. Più un sacco di gente, vabbè sì, questo è troppo. Ragazzi, tra poco mi guardo il tutorialita su come fare questa parte, dai! Dov'è sto minchia di Non ti tesoro? azzardare che ti spacco la Ma testa. che missione è? Non ho capito, Ah, è la missione devo fare il principale. platino e ci sono le missioni di Xenia per trovare i tesori. Non lo trovo. Sono Ah, al secondo tesoro. belle quelle missioni, che merda. Come? Buona fortuna. Ancora non l'ho trovato. Sono andato in uno dei punti che sicuramente era quello e non c'è. No, non so allora, perché non lo trovi? Io Mi ha dato tre mappe del tesoro. lo faccio col tutorialita, ovviamente. Eng. Oh Luccichè, luccichè. De 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 de. Che cazzo. Sì, ma a livello 6 ad Alessandria mi arano anche gli schiavi, Bella per tipo. Alessandria d'Egitto. Comunque ragazzi, o voi che giocherà Assassin's Creed, ma li giocherete tutti? Dov'è? Te Anzi, li questo gioco è rigiochi? troppo. Ti fai la Di versione Brescia. Cassandra di Odyssey. No, sto cazzo, ok? Ho Liberation da giocare, visto che mi hanno dato i Unity, te lo devi remasterizzato. rigiocare, mi hai detto. C'ho Liberation, non l'ho mai giocato, e poi c'è Chronicles, che porca puttana, Minchia, come si può. no, io non ce la Avresti voglio, però. anche Bloodline se in realtà Come non lo possono, giocare. no, ma Bloodlines e PSP, come possono essersi mangiati l'evoluzione russa per Chronicles? Come? Capace che Questa è invece ti la. fanno un remaster dei Chronicles, però con il gameplay normale. Ti prendono lo stesso personaggio, stessa Un storia. Un remake, facciamo remake, cosa? Un scusatemi. E remake. Un ippopotamo. secondo me ci starebbe, sapete? Ma io in realtà a questo punto cambierei proprio, cioè farei tipo Una storia nuova. sempre una storia Storia nuova, nuova comunque. è canonico Chronicles, quindi andresti a No, rovinare. no, un'altra, Che ne ancora, sempre a so. questo periodo. È Ne so, difficile perché Rogue come hanno fatto per è essere due storie ambientato nello importanti, stesso perché in luogo. teoria i giochi di Assassin's Creed si basano su una trama che ovviamente è la base del mondo in quel momento. Quindi, come fanno a non essersi incontrati due filoni narrativi? Magari lo fanno. Te ne inventi qualcosa, che cazzo lo Lo sviluppo? so, Io sono però. lo sviluppatore, Dio, Vabbè, in mano, siamo nelle mani di Ubisoftware. Io sto studiando Picasso nel frattempo. Oh, fucking Avete domani Picasso. ci vuole andare di Harvey? Suppongo.
Pongo? È anche il motivo per cui sono sveglio oltre i miei orari, perché è un po' tardi, devo essere sincero. Vabbè, io ho rinunciato al sonno con le live, dovete sapere questo. Io Bravo, ormai non Froci. dormo, ormai il Dobbiamo sonno. farlo un po' prima però, ragazzi, stasera mi congedo tardi. Sì, Matteo stava dormendo quell'handicappato. Comunque. Guarda che Froci. Vabbè, alla fine. Lo Ho so, detto, prendici. Worms abbiamo provato, non ha funzionato. Prima di andare in live abbiamo detto, testiamo. Non ha funzionato, io ho detto, non lo sapevo. E allora poi ho detto, proviamo qualcosa di nuovo. Facciamo Scazzo Grid. E per adesso sta andando bene, sono contento. Però permetti un'altra volta, sdrogo nel titolo, io ti chiamo una mozione di sfiducia. Ragazzi, ma ormai Sdrogo. Sdrogo fa parte del nostro canale. Non lo volete, sto cazzo. Ti Lo dici tu. spoilero Fate of Atlantis, ok? No, ma se me lo spoilerò io prima. Tutorial it. Sì, è un ricatto. No, non mi dissocio. Sì, bannateci. Quattro spettatori, buonasera. Sì, un Ma è abbraccio. da mezz'ora che giri in questa cazzo di mappa o Non lo sbaglio? trovo! Non lo trovo. Ma aspetta, ti aiuto io avanti, dai, forza avanti. Dimmi dov'è che Ok, devi ti faccio andare? vedere Voglio la sapere. mappa. E ci vedo la mappa. Allora, io in uno di questi posti sono già stato. Che sarebbe Dio questo? buono, ma non è che c'è scritto usa le mappe del tesoro, gli oggetti di mese per trovare i tesori perduti. Sto prendendo. Le Tu hai ho? solo. Aspetta, tu hai solamente la forma del. Fammi vedere. C'ho questo. Questa è una delle mappe, ok. Quale ti interessa a te? Questo è qua Sono dove fermo. sono fermo. Questa qua con tipo Sì. lo stretto di Gibilterra. Ok, Sì. torna indietro. Mappa. Zoom la mappa dall'alto più che puoi. Visto. Questo è dall'altro più che posso, vediamo, sì, questo com'è. Minchia, sono troppo indietro. Ci stiamo. Ed è preclusa tutta Creta con tutta. Chio, ci sono. Anche. Non penso sia Cefalonia, però. Allora, una sorta di stretto. Stretto tra l'altro è abbastanza acuto, cioè. Poi fa. Che dovrebbe andare. Vai a sinistra. Ma te hai visto che col tutorial Ita si trionfa? Allora, potrebbe essere tra Eubea e Beozia. Ok. Cerchiamo. Eubea. Sopra Eubea! l'attica. Sì. Non mi sembra, dato che doveva No. essere. Non aspetta, c'è Potrebbe essere questo anche tranne. fiume. Allora, sarebbero dei luoghi sacri. Devo andare in dei templi. Però, vediamo, qua c'è questo Potrebbe fiume. essere Chissà se. Se sia da qualche. Però un tra la fiume. Megarite e quello che c'è a sinistra. Ma Cristo! Ah no, non te lo ricordi. Megaride. Caposuino si chiama questo posto? No, Capo Caposugno. Sugno. Caposuino. Allora, che cazzo? Megaride, che si trova, eccolo, sta nella corizia. Megaride, vediamo, Ci posso no, umiliare? non sembra purtroppo. Dove minchia è sto posto? Guarda, uno Non me dei lo tre ricordo, posti io l'ho possibili fatto. l'ho trovato e non è quello, cioè che culo ho. Lo feci col tutorial Ita. Hai fatto bene. Strosco. So che è un tempio, però non è. Auguri, non è facile. Un tempio. Vediamo qua. Chi lo Ahia, sa? puttana. C'è troppo spazio tra isole A, tra isole per essere lì. No. Matteo, tu lo sai che se tu lo vuoi, tu lo sarai una di noi. Ma che cose? Cristo, Cristo. Sì. Sì, è proprio Cristo. Allora. È fallito. La donna con l'assenso mi è piaciuto molto. Davide, io non lo so. Non si trova. Aspetta. Tutorialita, dov'è?
No. quando serve, Che quindi anzi qua tempio? c'è un bel tempio, no, aspetta, oh. Allora, il bracciale ti Tempio, serve, giusto? sì, bravo, hai già capito, vai, io sono Takuman sempre. No, no, bracciale. Man, man, Santuario di Sunio. minchia, guarda se Nella devo punta bestemmiare, vediamo se è questo. meridionale dell'Attica. C'è di pure sopra. Ok. Ok. Per fortuna non ero là. Come? Ma io sono là! Ma No, io sono fortuna a non ero là. Non Caposuino! sono là. Più Devi andare a pazzo. Santuario di Sunio, nella punta meridionale dell'Attica. Sì! Quindi, Attica meridione. Ma Gesù. Questo. Allora, dici, avete Sono bisogno di lì. Sono al santuario del porco Aspetta, schifo. Dio buono. Avete bisogno di esaminare l'altare al di fuori del tempio, vicino alla scogliera, per scoprire che la scatola dell'offerta è scomparsa. Ma quindi non c'è da usare Icaro. Certo, perché non c'è. Sono al santuario di Suino. Adesso dove devo andare? Prego ragazzi, è stato divertente. Io Stato. sono il Jolly. Sono il Jolly. Torno Qua ho a ammazzato Picasso. tutti senza motivo. Avrisho da Dengstru Ningstru. Dove devo andare? Ripeto. Io Non pensavo che ricordo. le droghe Lo ci sai che me la stessero. ricordo questa missione? Quando la feci. Dovrebbe Al santuario esserci di un santuario Suino. vicino alla scogliera. Vedi dove. Cristo, Oh, Cristo. vicino scogliera. Allora, sono alla scogliera. Ma è così Dark Souls Hollow Knight, Matteo? Ah? Sì. Dove? È così Dark Souls Hollow Knight. Sì. Beh, non è un po' più Ma assoluto. Davide è È fuori molto difficile. comunque. È inutile che entri, è fuori. È Ah, è fuori. difficile, Sì. sì. Fuori Ah, dipende. dall'edificio? Con Dark Edificio. Souls Ma tu sei nel dipende. tempio di Poseidone? Vedi c'è scritto zona di esplorazione? Sì. Torna indietro, Dio buono, c'era scritto zona di esplorazione! Torna Sì, ma mi è indietro, apparso torna indietro! adesso un filaghe, se stavo dicendo. Minchia, si vuole scontrare. Vabbè, lo killo easy e poi siamo nel posto. No, Suka! Cristo. C'era scritto zona di esplorazione dove Curaci. c'era il tempio di Poseidone. Per favore, Vabbè, dai. forma di Sono un cassa. inadatto Io alla fine. vita. Sdrogo. Se sei scarso, io sono questo. Sdrogo vedova bianca. Ti ho perriato, stronza. Ninfadora la vedova bianca. Vabbè, ora ho una mazza Poi pesante. c'è Bozungu, la vedova negra. No. Bravo. Ma cosa? Ok, siamo al tempio di Poseidone. Allora, cambia in santuario di Sunio e tempio di Poseidone nel tempo di Mai. Dai, per favore. Santuario di Sunio. Ma Dio! E come ti permetti? Stiamo Comunque, se calmi, per eh. Dark Souls intendevi difficile, sai, sì. Sì, è abbastanza complicato. Però Si non sale. drammatico. Figa, sono al santuario di sogno, belle patonze. Allora. Ok, poi Bella fra le damigelle di Avignon. Spawn. Andiamo a due se da vivo. Così ti impari, stronzo. Fare Suka. cosa non lo so, ma così ti impari. Ma qualcosa l'avrei imparato. Ah, non lo so, l'avrei Ma imparato che questo. cacchio? Ho liberato un leone. Easy. Che Perché ho liberato un Edoardo, se c'è leone? una gabbia, un suscritto, C'era un trofeo, no! ragazzi. C'era un trofeo, ragazzi, di Origins con le bighe. Che per farlo sono stato un pomeriggio. Ah, non lo ricordo. No, vabbè, non era così difficile. No, era tipo. Era A qualcosa che aveva a che fare terra con. degli avversari. Era qualcosa che aveva a che Era. fare con distruggere le carrozze avversarie. Esatto. A terra Ah, degli sì. avversari. Io ci ho perso un sacco di tempo, quindi non giudicate. Quindi rispetto. Un bacio a chi mi Aspetta che ti ama e a giudichiamo. meno 6 a chi mi odia. Ma onesto. Din 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 din. Ammazzo i bambini, sì. Perché Me lo sono immagino, ci sta. stanco. Ah. Din Cristo. din Ah, sì. Oh, Dio, io bestemmio. Buonasera.
Ma siamo tutti ora io incrocio. Ora che dite se vi L'avete brucio le visto lo palle? sketch di Peter Griffin Deadpool? No. Invece Non lo sì. ricordo. Matteo, L'ho visto da succhia. qualche parte. Sto ancora girando qua al santuario di sto cazzo e non si trova niente. È vicino alla scogliera. Ma è fuori dalle mura, sulla scogliera o dentro le La scogliera certamente al confine col mare, quindi tu devi andare proprio sul mare nella punta meridionale, quindi. mura? Che cazzo, ma c'era qualcosa sul mare, Amico, che cazzo? bro. Minchia, guarda che era pure se si era segnato dalla Adesso. mappa. Minchia zona d'esplorazione, sua mamma piglia cazzi. Sì, sua Oh, mamma vabbè, ma proprio. una volta che tu la scopri la zona d'esplorazione te la segni. Sì, ma sua mamma piglia cazzi. Vediamo. Sì, guarda qua. Ma c'è pure la lente di ingrandimento. Tutto Certo normale. che sei proprio gay, eh. Abbi il coraggio di dirlo al contrario. Aia. Gay. Ma Proprio. Ma che No, cosa al contrario vuoi sei. dire? Scusa. Leo, però non posso leggere. Raccogli? Che Minchia. certo, ce l'ho fatta. Cos'è al contrario questo, seriamente? Palindromamelo. Stai a pallotto la mano. Ah, Iag. me che cazzo! Ci siamo. Iag. No, non lo so, ragazzi, mi sta venendo Adesso un. esce dal tuo monitor un demone evocato da, probabilmente una formula satanica. Anche con la tonalità, adesso Mi con la hai tonalità. risvegliato. Usa le mappe del tesoro per andare a fare in culo. Yes. No, ma è troppo pesante la mano. È troppo pesante la mano. Ma ti piace la fava? Muori per Sì. cortesia. Per Che cortesia, pupo muori. che Oh, troppo pesante Matteo. la mano. Oh. Io sono gay. Sì. Dici qualcosa che non sappiamo. No, intendevo io Edo. Io Edo sono gay. Ma che cazzo, mi proprio. Anche qui, in effetti, devo dirvi qualcosa che non sappiamo, però. Ahia Cristo. Oh Cristo, guarda. Mamma mia, Mi ammazzate! Mi sono messo in lista desideri su Steam Assassin's Creed Rogue, come avevo già detto a Matteo. È bello? Sì, ho un sacco. Ma perché su Steam? Compratelo per PS4, l'ho visto a 20 euro. Sì, ma su Steam te lo scontano a 5 euro quando capita. Sdrogo? E il tuo PC lo regge? Il mio PC lo faceva laggare un bel po'. Io me lo sono controllato, ha detto che ce la fa a reggere. Non vorrei fare minchiate, però. Al massimo ho sbuttato 5 euro. E poi quando mi faccio un PC migliore ce la faccio a giocare. Qua Ah, c'è gente che Cristo, sei litiga. deficiente. 5 spettatori, buonasera ragazzi. Congiovane. Benvenuti su Scazzo Creed. No, mi ha distrutto la barca. Dio mio, Mi ha l'ippopotamo. distrutto l'ano. No, Aiuto. dai, non si può. No, non ci credo, dai, non può essere. Oibò, quello è un coccodrillo. Recupera il bracciale macedone dagli Ma abiti. è lunghissimo, Madonna. Ragazzi, il cazzo è non lungo di più. Quanto gli dico? Vabbè, sì, voleva i soldi. Ho preso il bracciale macedone. Ora posso aprire culo. Oricalco, sì. Porca puttana, Tu hai preso porca qualcosa con l'oricalco, se puttana. non sbaglio, ma sa. No, niente, non. Una stupidaggine, mi sembra questa cosa del market all'oricalco.
Ah, però guarda che puoi comprare le cose che compresti con i soldi veri. Per me è una bella meccanica. Cose comprabili con i Ora soldi. scopro che posso comprarmi in mezzo store con tutto lo ricalco che non ho mai speso, perché non l'ho speso manco un ricalco. È così. Se tu vai alla casa olimpica, a caso ogni settimana ci sono degli oggetti dello store che ottieni con i soldi veri, cioè con i crediti Helix. Ed è. Eh sì, puoi avere tipo l'armata di Ade, le navi della morte, queste cose qua. Io ho preso una ciurma eterea a 80 di ricalco. Non sono così etereo. Non sei così etereo. Sì. Ma che sei Troietta. bravo. Quanto sono Troietta pupo? Bobò. Bobò. Ah! E che cazzo? Quanto Ecco, sono tu sei un bastardo zoccola! Perché le ragazze si vantano a vicenda di quanto siano di. Non troie? lo Di. il bastardo. Chi è il bastardo? Chi è? Adesso lo dici. Minatore dell'aria. Mammina mia la minchia, cioè. Sì. Ma Leo, perché ti sei vestito in piena notte? Perché? Sì, in realtà è Omosessuale. solo che nel suo caso No, è un assassino. Successo si è Un vestito in piena assassino. notte? No, niente, niente, lo sappiamo io e sei Sam. Sub! E cos'era? Un boomerang di Urlu. Volete clipparlo? Potete. Lo clippo? Lo Sì, clippo? facile. Lo clippi, lo clippi. Lo Scazzo clipparlo. Creed. Ma istantaneo è stato, l'ho clippato. Ah, wow. Cazzo. Sdrogo scazzo. Dai ragazzi, noi dobbiamo Quanto? renderlo un meme sdrogo. No, non mi piace. Ma ti ho chiesto permesso? Non mi pare. Allora dovete, dobbiamo fare il cazzo, io mi dissocio. Xenia, adesso dammi la gnagna. Scusa, ti porto i bracciali. Sdrogo paura. Anche se non mi piace, però Alexios, insomma, in tempo di carestia, in tempo di carestia. E se proprio si scuova pure i muri, quello là si scuova. Mezzanotte me lo vendi, ancora Ci devo sono i fare un colpo di dialoghi selezionabili con il muro. Lo sai che sei molto bella. Ragazzi, l'ostrica non c'è, non so dove l'avete vista sta cazzo di ostrica e sto cazzo di quadro. Vero Matteo che l'ostrica non c'è? Come? Vero Matteo che l'ostrica non c'è nella sedia, nella natura morta con sedia impagliata? Sono No, ma quando mai? Se la sono insognata l'ostrica, guardate stanco. E tutto va bene. ragazzi. Non ho capito dove questa ostrica, secondo loro. Secondo me, a Picasso gli lascio quella un po' bottiglia, no? Devo prendere una conchiglia di tritone. Ma Ti secondo me costerà un extra. Picasso aveva una gran fantasia, diciamo questo. Aveva una gran fantasia, la sua arte si può apprezzare. Però insomma, può anche non piacere, eh. È molto particolare. Non ho capito. Cosa? Picasso secondo me aveva una gran fantasia, però può anche non piacere perché è molto molto sregolato come tipo d'arte. Sì. Din 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 din. Che infatti anche il libro stesso, no, che fa il paragone con quello che disegna i bambini, cioè gli infanti, ti fa capire molto. Cioè, che avvalora la tesi che dipingeva soprattutto per denaro. Che insomma, quattro pennellate di qua e di là, ho fatto un Picasso. No, no. Mio vento dell'ovest, sei così puppo. Troverò il mercante. Sì. Prendo tutto. Il dado è tratto. Oh, porco scò.
Oh, Giulio Cesare. Cesare. Perché queste citazioni così fresche? Ah, Sono il c'era un fascino della Grecia. Ho fatto cominciare Muro. Boris San Martino, diciamo questi primi due episodi ci siamo scassati le risate. Appena arriviamo al Conte, porca puttana. Sto Conte, Maurizio. vedi che è un personaggio che cambia. Sto Conte, personaggio che stupra e fa Conte stuprare. stupra e fa stuprare. Sto Conte, sto cazzo. Poi a questa pizza per un pacchetto azionario. Ma che cos'è un pacchetto azionario? È fisicamente un pacchetto o no? Posso dire cazzo, dici, spacca tutto. Che poi il prete è lui stesso camuffato. Io non l'avevo capito, l'ho capito poi. Porca puttana, Sto sei Conte, bravo. sto cazzo. Dici, Vabbè, spacca detta tutto. spoiler, non c'è più bisogno che lo dici. No, è lui l'attore, cretino. Ah, ecco. L'attore è lo stesso, non il personaggio, è anche l'altro personaggio. L'attore, lo stesso attore fa due personaggi contemporaneamente. Io non Sto l'avevo Conte, capito. sto cazzo. Così bravo che veramente non l'avevo capito che era lui. Anche il trucco è fatto bene. Comunque, sei gay. Ah, mi hai fatto male, bastardo. Non tieni in mente, non c'è un cilicio qua. Da Che quant'è che trucco? lavori? Eri. Urri! Ma cosa? Allora, mio angolo, i tre musici, la grande bagnante, che non mi piace molto, Grande sembra. La bellezza. grande bagnante veramente sembra Ragazzi, voi avete Xenia. visto La grande bellezza? Eh sì, perché è proprio un film di merda. No, prego, con le Io vostre sono parole. nato, ma sapevo già che ero qui. Minchia, Guernica. Madonna, ancora Guernica è un bel ne quadro. ho. Sì, figo. Scusate, ma non era Guernica. Guernica. Non lo so la pronuncia quale sia. Ghe, perché gue è ghe. Ma Guernica, 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 hai ragione. Guernica. È Guernica, sì. È Croce. Io ti dico. che Stai zitto, Matteo. siccome mio cugino suonava in un gruppo che si chiamava Guernica, siccome non mi hanno detto la pronuncia, la prima volta che l'ho letto ho detto Guernica, quindi mi è rimasto in testa Guernica. Ma è Guernica. Guernica. E perché ti è venuta in mente proprio la canzone di Odyssey? Ragazzi, proviamo a fare Perché quest'ultima sono missione e poi proprio si va a bello. letto. Sì. Però siamo una buona media, abbiamo mantenuto se non 4 spettatori tattico interessanti. Vabbè, ce la rialziamo un attimino. Il cavallo infuocato, me lo ricordo. No, quanto è stupido. Poi ti dicono il cavallo immortale, muore in 3 nanosecondi se cade. Pagine. Occupati del No, mercante non si può scrivere. autistico. Poi boh, una piscina con tutta l'acqua che Ragazzi, gusta. vostro figlio lo vorreste chiamare tipo in maniera greca? Cioè che tutti i nomi finiscono Alexis, con Alide, adesso lo chiamo Alexis. Alcide, Aie. Finisce Aide, de, tutto. Ercole. Ercole. Dai, dai. Lo facciamo? Io ho un mio collega di carriera, lo chiamo Asdrubali suo pale. figlio Enea. Io ho un Vabbè, mio collega Asdrubale di lo chiamerei. Assurbanipal. Ma Enea è latino, Edoardo. Assurbanipal. L'altro qual era? Vabbè, sempre rientra con Nabucodonosor. cos'era Assiro Madonna Nabucodonosor? Forse Bruno, babilonese. Mio Madonna. figlio lo chiamerò Nabucodonosor II. Era Assiro, Nabucodonosor si dovrebbe Era essere Assiro, sì. anche perché c'è l'opera quella musicale, il Nabucco. Ma comunque Enea dovrebbe essere troiano come Troia e mille mele, ok? nome. Chiami il cazzo. Io te lo O dico le carte. direttamente. Quella cosa piccolina a forma di Quello pistacchio che si apre che appena appena. ha forma di salsiccia salentina. Non so manco se esiste, però. Salendo in Puglia, non lo so se fanno le Sì, ok. salsicce in Puglia. Non so se fanno delle salsicce In Calabria fanno particolare. sicuro. In Calabria le fanno sicuro. Allora, succhiami l'anduja.
Mica è buona così, la ventricina, Piccantino porca stasera la mi piace, la mia anduja mi piace. ventricina, che buona. Anzi, l'anduja è buona, appunto. Una Ah volta ho sì, fatto l'errore di prendere una pizza con l'anduja. allora che cos'è l'anduja? No, è vegano, pure ricchione. Vado. E un ragazzo come voi. Ah sì, e allora che cos'è l'anduja? E non lo sa cos'è, è vegano. Puricchione. Mi ha scusato. Sarò io, ma che Cozzalone non l'ho mai reputato questo grande luminare della Volevo comicità italiana. scassare, volevo scassare. Non sono Vabbè, mai stato uno magari di non quelli che ha lo riso proprio conosce. forte con Scusa, ho Zalone, avuto le però lo mani trovo a fare molto cosa? ilare. Per me se la gioca con Christian De Sica, che Christian De Sica ha fatto i film sbagliati. Ha fatto i film sbagliati Christian De Sica. Tutti uguali tra loro, invece che con Zerone ne fa un po' di più oculati, eh. Per questo è una Diciamo comicità un po' che De Sica si è dandosi al cinepanettone, si è un po' venduto, sì. diciamo. Si è venduto. Mettici, suo padre faceva Cazzo, sì. alto dramma, arriva lui e fa. Ragazzi, Ma il non vuol fatto è che dire. andavano forte, Matteo, cioè insomma all'italiano non piacevano. All'italiano non lo so che piace a me, cioè, No, non ti subito. devi permettere. Tanto che poi Scusami, De Sica cazzo sei? ha tipo smesso di fare Certo. cinepanettoni, Boldi ha continuato. Perché Boldi, veramente. Io Boldi non ci trovo nessun tipo di identità Completamente, soprattutto artistica. attoriale. Soprattutto? Attoriale Cioè, ti fa proprio. ridere proprio a vederlo così con la Cristiana, figurati di vederlo recitare. Salvo, lo sai che forse un bel tutorial Ita adesso non farebbe male? Cosa devo cercare? È l'ultima, no, non so, quella della l'ira di Apollo e il flauto di Pan. Qua mi dice collega controlla i mari. No, è il dado e tratto. Ah, ok. Tira il dado. No, è il dado e tratto, il dado e tratto è la Dado il missione. tratto. Porco Giuda, qua mi dice che non c'è il dado del tratto. Mi dice bracciare piuma d'oro, dioboro. Dioboro. Ma perché? Ah, Quello di Dioboro. chimicamente. Buono, Boro. Boro. Era un po' più romanesco. Aspetta un Dioboro. attimo. I gatti sono sacri, non li devi uccidere. Ma in Sì, Egitto bene, sono aspetta. sacri i gatti. Sì, no, dico lo so, ma Non lo veramente ci hanno dire messo sta cosa. Beh, almeno sono precisi. Ok, Boh, un'app si dice al flauto di Pan, che è nella grotta di Pan, verso il punto nord-orientale di Attica, sulle colline di Marathon Beach. Spiaggia di Maratona, quindi. C'è la grotta di Pan, proprio questa era facile. Sei gay. Hai capito? no. Come no? Sono appena tornato. Io parlavo da solo, quindi. Sì. Esatto. È a nord-ovest dell'Attica. In attica ci sono. Vediamo. Nella grotta di Pan. Non finisce sta sfida che io sto morendo. Sacra piadi, No, no, dov'è nord-est però? lo vuol dire, nord-orientale e nord-est. Ah, il nord-est allora, che cazzo. Allora, vediamo Sulle questa. Grotta di colline della Pan, spiaggia di facile. Maratona. Eccolo, infatti, lo potevo capire. Effettivamente mi ricordavo quella parte, però ho detto no, non sarà quello. Mi schera. Ragazzi, Ah, ok, cerchiamo di prendere questi due oggetti, eh. no. Questa Cosa chiamo. cazzo sta succedendo? Mi sdrogo. Io. Fresh. Vedimi che è finito, no. Sarei fascino della tedesca. Brutta merda. Fascino della Dio tedesca. Cristo. No. Però lo diciamo per goliardia. Rotto i coglioni con sta goliardia. Dai, La goliardia is the way, non puoi fermarla. zitto, che lo sto riuscendo a capire cos'è la grande bagnante. Ma che La cazzo grande è bellezza. quello? Che nel corso degli anni 20 la ricerca cubista, tesa alla conoscenza analitica e severa della realtà,
cede il passo alla ripresa di certi temi si classici, faceva di cocaina, allo stesso modo di come era accaduto a Renoir dopo l'analogo soggiorno italiano del 1881 e la conoscenza del vivo delle opere di Michelangelo e Raffaello. Tale ripensamento appare in sintonia con quanto in quel periodo si veniva facendo un po' in tutta Europa, con il cosiddetto richiamo all'ordine, che anche in Italia fu molto avvertito sia dai pittori metafisici, sia soprattutto da parte di quelli che si riconoscevano nelle idee propugnate dalla rivista Valori Plastici e dal gruppo Novecento. La Grande Bagnante, un volo su tela di dimensioni generose realizzato nel 1921, esprime un trionfo monumentale di giovinezza e carnalità, sicuramente ispirato anche dalla recente gravidanza della moglie. Il corpo sodo e severo del personaggio riempie con prepotenza tutto lo spazio disponibile, protendendosi verso l'osservatore con braccia e gambe che non obbediscono più, come già nel cubismo, ad alcuna logica proporzionale o prospettica. In questo modo, la figura recupera una volumetria massiccia. Abbiamo perso due spettatori, Salvo. Abbiamo perso due spettatori. Mi si è spento il cellulare, quindi uno sono io. Perché per guardare il tuo frocio di merda di coso, Jesus Christ, you are my life, alleluia, alleluia. Cioè, ti prego, falla finita sta sfida, non ce la faccio più. Ma ce n'è una. C'è un altro S. Un grande S. Cosa questo è? È tutto collegato. La matrice di Dei? Sofì, non potete fare una boss fight alla fine? Cioè, ma siete scemi? Ma siete impazziti? In effetti si chiama del fondo. Frutta fresca, pazzesca. Frutta fresca, oddio. Perché? Fucking frutta fresca. Oh, fuck yes. Non si può, però, questa è una bastardata di quelle infamissime. Ah, state muro, cazzo di urli, handicappato di merda, autistico bastardo. Allora. No, vabbè, non si può, ragazzi, non si può. Ma non è normale una cosa del genere. Non mi ha fatto impazzire questa opera, a dire il vero. E si è rimasto offeso. Oh, già. Sto combattendo di merda. Oh, è Guernica. Basta. Mamma fresco. Mia, ti devasto. Ti devasto. Venite qui. Si spara. Che le frecce a raffica mi sparano. No dai, non si può, ragazzi. Non si può. Non buttano del mio. Ho sentito. Sono del Lio Messi. Del Lio Messi ho sentito io poi, non lo so. Buttane di Lio Messi. Ti giuro. Beh, metti, dai, capita. Droga. Allora, meno di noi campioni. Io ho perso. Ma porca puttana. Direi di lasciare il proseguimento alla prossima puntata di Scazzo Creed. Io confermo e concordo. Matteo, stai bene? Certo che no, coglione. Coglione. No. Down. Sì, down. È finita la puntata? No, non è ancora finita adesso. Salutiamo. E come hai salutato? No, ho detto. Mi sa che la questione riprenderà la prossima volta perché ho perso. Sono sconfitto. Sì, no, boh. Sì. Adesso dico, scusa, cosa ci sarebbe di male nell'essere nabbo? Ci sono tanti falegnami, imprenditori, artigiani che non possono essere bravi nei videogiochi come te. E li devi smerdare. Complimenti. Dobbiamo parlare. Parliamo. Pensa a chi non ha lavoro. Pensa a chi non ha una Play. Che ha l'Xbox. Non te li merita. Però comunque. Pensa un attimo com'è la situazione. Ragazzi, quindi. Noi vi salutiamo. È stato bello Scazzo Creed. Abbiamo fatto abbastanza spettatori. Sono soddisfatto. Nessuno ha scritto però. Tuttavia per essere una live d'emergenza ha funzionato, secondo me. Quindi noi ci becchiamo domani. Succhiate, andate a passare dal nostro profilo Instagram the.poltergeist per costanti giornalieri aggiornamenti per il nostro canale. Noi ci becchiamo domani con la live serale come al solito, a meno che qualche extra non ci sono mai. Come vi ho già detto, noi ci becchiamo domani. Una buonanotte dal castello infestato, in particolare da Dave.
capito, da Sox? Ci metti. Minchia, come cazzo è possibile? Va bene, se... Vedete Doro 66. Bella. E Sofitair. Perché 66... Ok. Buonanotte, a domani, campioni. L'importante è che...